ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Jurassic World Evolution. Ragazzi, comincio subito questo gameplay rispondendo ad alcune vostre domande. Intanto qualcuno è schiantato. Praticamente mi avete detto, uno di voi mi ha detto: Nick, ma perché metti i negozi un po' così a caso in giro? Che ragazzi, funziona così il gioco, la gente non ama fare molta strada. Se per dire... Qui hanno, vedete che qui hanno una fame parecchio alta? La gente da qui non va qui, anche se qui, vabbè, è pieno per altri motivi, ma la gente non ama fare molta strada, la gente vuole mangiare sul posto. Quindi io piazzo i negozi dove serve. Comunque qui è pieno, quindi aumentiamo lo staff, lo aumentiamo ancora un po', così non ci devo più pensare. Ok. Buono comunque che qui si sta a vendere un po' di più, è una buona notizia. Qui invece affari non ne famo. Vabbè, comunque ovviamente poi un pochettino va anche a fortuna. Ah, poi mi avete chiesto ovviamente un'altra bellissima cosa, raga, che naturalmente proviamo immediatamente. Ah, ma prima facciamo un'altra cosa ancora, prima che lo dimentico. Dobbiamo fare la ricerca sul Dracorex, che è il prossimo dinosauro che voglio aggiungere al parco. Difatti mi avevi detto: Nick, ma perché hai messo tutti questi triceratopi? Perché così tanti? Metti anche altro. Ragazzi, i triceratopi hanno un punteggio tutto sommato alto. Se io metto invece questi, che hanno un punteggio più basso, il problema è che la gente è attirata. Da più stelle hanno, più la gente è attirata a venire a guardare. E quindi ovviamente avere tantissimi triceratopi un pochettino mi aiuta ad aumentare i visitatori. Tutto là, ma naturalmente adesso mettiamo anche altri dinosauri. Non è che ho intenzione di riempire il parco di triceratopi. Poi mi avete detto un'altra cosa: Nick, ci fai vedere il combattimento? Assolutamente, raga. Inseriamo immediatamente qua dentro due Struthiomimus. C'è anche un bel vantaggio nel fare questo, raga. Una cosa a cui non avevo pensato, ma grazie al vostro, diciamo, grazie a questa richiesta, mi sono ricordato di quest'altro vantaggio. Ad esempio, questo dinosauro ha 93 di punteggio, ottimo, no? Quindi attira un mucchio di persone. Praticamente, se questo dinosauro fa fuori un altro dinosauro, guadagna la metà dei punti dell'altro dinosauro. Quindi se questo fa fuori un dinosauro che ha 8 di punteggio, guadagna 4 punti che vanno ad aggiungersi qua. Combat infami. Ora, difatti, ve lo faccio vedere subito. Rilascia. Allora, sto poveraccio farà una brutta fine, però almeno metà dei suoi punti andranno a finire in uno dei miei 3 dinosauri. Quindi, effettivamente, far schiattare i dinosauri è un buon modo per aumentare il punteggio del recinto senza aumentare troppo la popolazione, perché ovviamente abbiamo un limite di popolazione. Però se continuo a fargli mangiare dinosauri, ovviamente gli sale il punteggio. Eccolo là che intanto se l'è pappato. Vediamo un po'. Al momento è 93. Adesso dovrebbe guadagnare dei punti non appena se lo mangia. Eccolo là, 4 punti, visto? Quindi, man mano che io rilascio dinosauri qua dentro, a questo gli sale il rating. Allora, facciamo uscire il prossimo. Così qualcun altro se guadagna sti 4 punti. Anzi, quasi quasi ce ne butta ancora altri. Continuiamo così, raga, che gli famo salire il rating ai dinosauri, vai. Tanto alla fine $30,000 ormai sono pochi. Guardate, è sempre lui quello che... Olla! Mi sa che non fa una bella... E come? Tutto così agitato e poi cambi idea? Ah, arriva un altro... Dicevo, tu hai mangiato già, mo ci penso io. Cavolo. Bravo. Quindi tu c'hai 93. Mo dovrebbe salire a 97. Eccolo là. Quindi man mano che questi mangiano, gli sale il rating e quindi automaticamente sale anche il punteggio del parco, no? Allora, continuiamo a far uscire dinosauri, così questi continuano a salire di livello, di rating più che altro. A posto, però quelli, le carcasse le dobbiamo togliere.
Altrimenti sapete che succede? Se teniamo le carcasse poi si espande, diciamo, delle malattie. Vediamo un po' la situazione. Fossili, dobbiamo fare ricerche sul Dracorex, perché è il prossimo animale che voglio aggiungere al parco. Ovviamente dobbiamo aggiungere animali diversi e non sempre gli stessi. E oltretutto lo chiede il gioco, altrimenti mi dice... Tipo, adesso dice che c'ho una buona varietà di dinosauri. Dobbiamo aumentare questa varietà di dinosauri, ovviamente. Facciamo anche qualche altra ricerca, già che ci stiamo, perché di fatto uno di voi mi ha detto: Nick, ti conviene farle ora le ricerche, perché appena passi all'altro parco, all'altra isola, le ricerche non sono subito disponibili, e poi, dato che non ti porti i soldi dietro, ovviamente è anche difficile fare le ricerche. Quindi cominciamo subito a fare tutte le ricerche prima di andare nell'altro parco. Poi giustamente mi ha detto Nick: vabbè, ti conviene anche mettere una... ti conviene anche mettere magari delle... dei recinti extra, no? Metti che qua si apre, sì, effettivamente è un bel problema quello. Peccato che non ci ho pensato all'inizio quando ho fatto tutto ciò. Però aspetta, un'idea ancora ce l'ho. In un modo per risolvere ce l'abbiamo. Allora, togliamo quella carcassa. Ok, quella carcassa la stiamo a togliere. Vediamo un mo' chi se lo magna questo. Che... Panico! Sta scappando dalla paura, raga. Scappa dalla paura, ma ovviamente in una gabbia non fa una bella fine. Allora, ok. Beh, comunque, tra non molto schiatta. Noi intanto facciamo quest'altra cosa. Il recinto elettrico non l'ho messo subito perché, raga, praticamente... praticamente consuma ovviamente elettricità il recinto elettrico. Ma possiamo farlo anche ora. Però c'è un altro problema, che manca la corrente, non c'è dappertutto. Mo' tipo qua la corrente non c'è. Ma comunque i dinosauri non fanno nulla. Ah no, la corrente c'è perché da qui passa per di qua, perfetto. Quindi mettiamo la corrente in tutto il recinto. Perfetto. Quindi mo' abbiamo una recinzione elettrica. Anche se comunque serve a poco alla fine. Ah, se vogliono sfondare, sfondano lo stesso. Ma questo sta sopravvivendo un bel po', devo dire. Evidentemente non hanno fame. Ma prima o poi qualcuno lo attacca per forza. È morto un altro... No, ok, tutto a posto. Vediamo se ci stanno fossili. Ricerca, vendi. E continuiamo col Dracorex, che poi lo aggiungiamo. Ancora nessuno che se lo pappa. Forse questo. Esattamente lui. Wow! Bella, oh, raga. È fatto bene. E mo guadagna 4 punti. Infamia. Ottimo. Allora, sta carcassa la togliamo. Ok, per ora basta che a 30.000, comunque sono soldi. Allora, aggiungiamo un recinto extra per sicurezza. Non serve elettrico, perché comunque consuma corrente. Mettiamo un recinto extra che va da qua a... Oh. Ah, c'è sto caspita di dinosauro messo qua. Te togli, mannaggia a te. Oltretutto, se passa da questa parte, come faccio? Vabbè, chiudiamo qua, va. Ok, quindi raga, praticamente in questo modo, se sfondano per di qua, c'è comunque un'altra recinzione. Quindi in questo modo, raga, dovremmo stare molto più tranquilli, no? Ok, ma comunque vediamo un po' se ci stanno altri contratti, va, perché non ne ho neanche uno. Vediamo un po'. I'm doing what I can to help you. Oh. Do what you can to help the security division. Beh, potrei anche farlo, Quanto meno per guadagnare punti reputazione. Devo coprire almeno il 60% dell'isola con quello contro a... eccolo qua. Storm, però consuma 5 di elettricità, cavolo. Vabbè, lo facciamo, dai. Non lo so, teoricamente qui Storm non capitano mai, però non si sa mai. Chi lo sa, mettiamolo. Ok. A posto. Teoricamente mi conviene metterne un altro. Eccola.
per coprire quest'altra zona. Ok, così dovrei farcela a coprire il 60% dell'isola. Perfetto, così sblocchiamo quest'altro. Let's not argue over the small stuff. Ok, questa è complicata. This is a solid contract. Questo è un contratto molto complicato, perché dovrei far scontrare due dinosauri. Ma chi faccio scontrare? Ma potrei metterci un triceratopo. Potrei fare la prova. Però il triceratopo costa un mucchio di soldi. Costa già sti soldi qua. Che ci risolvo? Come faccio? Mi costa già sti soldi qua. Dovrei buttare soldi. Non è che ne vale così tanta la pena, Però vabbè, oh, vediamo. In caso ci proviamo. Allora, sto obiettivo qua l'ho sbloccato. Congratulations are in order. Perché penso che il triceratopo di combattere combatte. Vabbè, vai, facciamo la prova col triceratopo. Va, vediamo che fine fa. Facciamo la prova col triceratopo. Allora, fossili, ricerca, genoma all'82. Ok, facciamo ancora un'ultima spedizione di Dracorex. E poi cominciamo a mettere un po' di Dracorex nelle gabbie. Oh, finalmente. Beh, allora, ovviamente non farà una bella fine, raga. L'unica cosa che non mi piace di questo gioco è che i dinosauri non collaborano. Tipo, io in una partita di prova ho provato... In una partita di prova, raga, ho provato i Velociraptor e tra di loro non collaborano. Miti, già così agitati subito? Già a litigare, raga, già a litigare, oh. Sì, si attaccano, litigano. Oh, va a finire che ci schiatta. Guarda che questo di più mi è costato, non deve schiattare. Vai, Oh! Mi sa che c'è Bird il ceratosauro. Cura. Vedete che non si aiutano tra di loro? Questo è un problema. Perché tutti e tre insieme lo facevano fuori al 100%. No, guardate, oh. Ecco, però mo schiatta. Praticamente non volevano morire tutte e due. Tutte e due non volevano morire e hanno smesso di attaccarsi. Però ovviamente mo è spacciato il triceratopo. È morto. È morto. Ma non te lo mangi? Ancora vivo, Ancora vivo il triceratopo. Ora non più. Ok. Allora, teoricamente questo ha guadagnato un bel po' di punti però, 120 mo, Niente male. Quindi 5 stelle mo c'ha. È buono, molto buono. Allora, togliamo sta carcassa. Vabbè, mo quello arriva comunque a curarlo perché c'ha poca vita. Mo lo curano. Ok. Allora, fossili. Oh, buono, questo è buono. Da qui ne ricaviamo molto. Bene, continuiamo a fare un'altra ricerca sempre qua. Allora, a questo punto, raga, cominciamo a mettere due Dracorex. Mo ce la facciamo benissimo, teoricamente. Ho 92% di possibilità che nasce, quindi. Allora, uno e due. Ne dobbiamo mettere per forza due di questi. Perché questi sono molto socievoli. Uno solo diventa triste e si incavola. Quindi ce ne devono stare sempre due. Se uno dei due muore di vecchiaia, l'altro si incavola. Bisogna sempre stare attenti quando scattano questi dinosauri qua. Alcuni dinosauri sono pericolosi se perdono i partner, quindi bisogna sempre starci dietro. Oh, comunque guardate, l'obiettivo qua me l'ha quasi dato, Però c'ho un po' di paura a mettere un altro triceratopo per completare questo obiettivo. C'ho un po' di paura perché non vorrei che mi schiatta un ceratosaurus. Però quasi quasi io sto rischio me lo piglio. Così, raga, sblocchiamo sto obiettivo e qualcuno si guadagna altri punti. Ok, perfetto. Questi sono nuovi, raga, Non ne abbiamo neanche uno al momento di questo.
Ok, questi sono proprio nuovi. Dracorex. E te pareva che non fallisce, mannaggia il triceratopo. Ma è mai possibile che me ne devono schiattare così tanti? Ma io veramente non la sto a capire sta cosa, eh. Mi sa che sto sbagliando qualcosa qui, forse. Sarà sto viability, forse, non lo so. Forse lui. Non ne ho la più pallida idea. All hail the Dragon King, the Dracorex. Sounds so intimidating, but it's just a plant eater. However, just in case they do rule the earth again, don't tell them I said that. Dov'è? Che fine ha fatto il coso? Dov'è? Coso qua. Eccolo qua. Vedete che sta perdendo comfort? Sta perdendo comfort perché vuole un compagno. E se perde comfort e arriva qua, si incavola. E te pareva, ma porcaccia. Ma non ci voglio credere, ma ne sto a perdere un mucchio di triceratopi. Ma è possibile che devo buttare 1 milione di euro ogni volta che voglio un triceratopo? Allora, facciamo uscire questo. Così c'è il compagno. A posto. È arrivato già il fossile qua. Bene. Estrai, estrai, vendi. Ancora una volta un'altra ricerca. Quanti animali abbiamo mo qua dentro? Questo è quello, ecco, mannaggia, guardate, non posso mettere altri dinosauri, perché se ne metto altri questo qui si incavola. Vedete che già siamo quasi sul rosso? Io qua dentro non ci posso mettere altri dinosauri, a meno che non tolgo uno di questo, però non mi conviene. Allora, dov'è? Manca cibo. Cibo. Proceeding to the feeder now. Ok. Speriamo che non fallisce, mannaggia, perché me incavolo, eh. Comunque, volevo far nascere altri animali e li possiamo mettere qua dentro che c'è ancora un mucchio di spazio. A voglia. Sì. I triceratopi, ok, ancora non si lamentano. Sì, qua dentro ci mettiamo gli altri animali. Allora, in cube, proviamo a mettere questi e speriamo che non falliscono. Potrei modificare un pochettino il genoma per aumentare il rating. 40, mica male. Applica. No, un punto solo non mi conviene. Questo non mi interessa. Questo non c'è. Ok, allora, uno e due. Speriamo bene. Oh, ce l'abbiamo fatta qua, meno Take male. this contract. It's a good one for both of us. Ok, dammelo. Allora, rilascia. Perfetto. Facciamo una bella cosa. Ma che succede qua? Ma dove sta la macchina? Ma non riesce ad uscire dalla gabbia. Ok. Messo. Combattimento in corso. Ci godiamo il combattimento, raga. Da questa visuale. Bene, una foto mentre c'è un combattimento. Guardate quanto vale. Bella. Ok. Potrei curare uno dei due, ovviamente. Ovviamente curiamo, ragazzi. Ecco quello. Devo curare questo. Lo curiamo, raga, non deve morire. Ovviamente preferisco perdere il triceratopo che ha un rating molto più basso. Ok. Però comunque non si attaccano fino alla morte. Nessuno dei due vuole morire. Però siccome a quello l'ho curato, mi sa che comunque fa una brutta fine, insomma. Bello. Ok, dai. Namo? Oh! Mi ha fatto cagassotto. Wow! Chissà quanto vale. Poco.
Beh, no, quante foto che sto a fare, raga, perché è bellissimo, eh. Boh. Ah, più ne faccio, più meno soldi, e meno soldi metà. Ok, me ne vado. Adios. Oh, oh. Ce l'ha con me? Cacchio vuoi, ehi? Non mi piace. Tanto è buono. Cavolo, meno male che il cancello non si è aperto, raga. Se non si toglie da lì, come faccio a uscire? Ho paura che esce, ovviamente, no? Vai, togliti da là, dai. Vattini che ti sparo, eh. Wow. No, no. Sta situazione, raga, non è tanto bella, La situazione, raga, è poco rassicurante. Andiamo? Usciamo mo, usciamo. No, sì, no, sì, no. Usciamo, 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 usciamo. Cacchio! Vattene! Mamma mia, oh! Urca! Oh, ok, eccoli qua, tutte e due, ce li abbiamo. E questi penso che sono pure nuovi, no? Questi dovrebbero essere anche nuovi, credo. Ok, bello, è un bel animale. Questo insieme ai Velociraptor penso che lo possiamo tenere. Ah, stegosauro è. Ah, sono due stegosauri questi, sta bene. Ma perché qua non me l'ha dato un... due? Scusa, perché quel combattimento non è andato bene? Non lo so, vedi, ecco, sto obiettivo qua non l'ho capito. Ah, comunque, dobbiamo fare un'altra cosa. Ah, ok, perfetto, tutto a posto. Tutto a posto. Rating 40, che è buono. Quindi, insomma, questi animali qua, mo, ci avranno un bel rating. 124, 120, e questo mi sa di meno, però. 97, perché non ha fatto fuori a nessuno. A posto, raga, abbiamo fatto dei bei progressi. Bei progressi, devo dire. Penso che nel prossimo gameplay andiamo nella seconda isola. Continuo a sbloccare sta roba qua, così ho tutto pronto per la prossima isola. Perché ovviamente i soldi non ce li portiamo, ma le cose sbloccate sì. Quindi devo avere tutto pronto per la seconda isola. E già va parecchio meglio, eh. Già abbiamo molti animali in più. Abbiamo 5 stelle, quasi 5 stelle pure qua. Quindi stiamo a fare un gran bel lavoro, raga. Gran bel lavoro. Unlocked, unlocked, unlocked. Abbiamo fatto un buon lavoro, raga. Ok, mi fermo per il momento qua, ragazzi. Spero tanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ragazzi, becchiamo presto. Ciao, alla prossima.